Beati gli ultimi perché saranno i primi. È una di quelle frasi, spesso usate in tono scherzoso, nei confronti di chi si trova ultimo o svantaggiato in una determinata situazione. Questa frase si addice perfettamente alla città che conosceremo oggi e dimostra che a volte essere ultimo può rappresentare davvero un'opportunità. Eh sì, perché Punta Arenas ha l'onore di essere l'ultima e la più australe città del continente americano. Wow! Occhio però. Ho detto del continente. Sì, perché da sempre esiste una sorta di diatriba su quale sia realmente la città più a sud di tutto il mondo e che vede coinvolta, oltre a Punta Arenas, altri due centri, Ushuaia e Puerto Williams. Ma di questo ci occuperemo in un altro video. Andiamo per gradi. Abbiamo detto che Punta Arenas è l'ultima città sulla terraferma del continente americano. Ma l'ultima rispetto a cosa? Ultima rispetto a un asse nord-sud. Ed è facile intuire il perché. A differenza dell'Eurasia, in cui le maggiori distanze si coprono in latitudine, l'America o le Americhe hanno uno sviluppo più longitudinale e in questo luogo le terre del continente convergono fino a formare una punta quasi perfetta, che guarda proprio verso il polo sud. Nessun dubbio quindi che alle stesse latitudini ci possa essere qualche altro concorrente. Non a caso Punta Arenas rappresenta per molti il punto di arrivo di un viaggio in discesa cominciato molto più nord, spesso addirittura dall'Alaska. Ma su un modello di terra tonda, voglio dire sferica, concetti quali ultimo o scendere sono piuttosto relativi. Ancora oggi poche persone sanno che la classica rappresentazione cartografica col nord verso l'alto è una pura convenzione. Attraverso i secoli, ogni cultura ha prediletto un punto cardinale per distinte ragioni. Nelle mappe del Medioevo non era raro trovare l'est sulla parte superiore, dato che a est, rispetto all'Europa, sorge Gerusalemme, la città santa. In molte altre mappe, anche il sud trova una collocazione inversa rispetto a quella a cui siamo abituati fin da bambini. Lo stesso accadeva con alcune mappe di origine araba. Nulla ci vieta quindi di invertire per questo viaggio l'orientamento del nostro mappamondo. Ed ecco che, magicamente, Punta Arenas diventa il luogo perfetto per iniziare a scendere da sud attraverso il continente americano. Scendere da sud suona strano, vero? Ma forse proprio da questo strano concetto possiamo cominciare il nostro viaggio, abbandonando prima di tutto quanto crediamo di conoscere di geografia e dintorni e aprendoci a un nuovo modo di vedere e conoscere le cose. Se siete pronti a iniziare insieme a me questo viaggio, allora vi do il benvenuto a Punta Arenas. Eccola, l'ultima e la prima città del continente, Punta Arenas. Capitale della dodicesima regione, anche nota come Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, la più australe del paese. Durante la fase di atterraggio avevo potuto ammirare lo sconfinato paesaggio della Patagonia, restandone affascinato anche durante il trasferimento dall'aeroporto alla città. Quello che non sapevo è che anche Punta Arenas mi avrebbe riservato alcune sorprese non indifferenti, dimostrandosi una città con molte sfaccettature, ma di cui oggi sonderemo appena la superficie. Punta Arenas si affaccia sul celeberrimo Stretto di Magellano, grazie al quale, prima dell'apertura del canale di Panama nel 1914, che accorciò enormemente i viaggi commerciali, fu per lungo tempo il principale punto di transito per i collegamenti tra l'Oceano Atlantico e il Pacifico. La storia della città parte dalla sua fondazione il 18 dicembre 1848, inizialmente come colonia penale, data la sua posizione piuttosto isolata, per poi ospitare la popolazione di Fuertebulnes, un insediamento oggi abbandonato quasi 70 km più a sud, per garantire un luogo più adatto a un abitato con prospettive di crescita. Ma il suo territorio vanta una storia molto più lunga, che conosceremo meglio in futuro. Il suo nome deriva dalla traduzione letterale dell'inglese Sandy Point, ossia punto sabbioso, toponimo assegnato a questo luogo dal capitano John Narborough durante la sua esplorazione di queste terre nel 1669. Uno dei luoghi simbolo della città è senza dubbio Plaza Muñoz Gamero,
meglio conosciuta come Plaza de Armas, cuore vero e proprio della città. Tutto attorno delimitano la piazza alcuni dei più importanti palazzi della città, tra i quali spiccano l'elegante stile francese del Palazzo Sarah Brown, la bianca facciata dell'Istituto Antartico Cileno e ovviamente la cattedrale, ognuno con una storia da raccontare. Al centro troneggia il monumento dedicato al grande navigatore e scopritore dello stretto, che oggi porta il suo nome, Hernando de Magallanes, o se preferite, Ferdinando Magellano. Ai due lati, due possenti figure di indios incarnano le due regioni lambite dallo stretto, quelle della Patagonia e della Terra del Fuoco. La tradizione vuole che toccando il piede dell'indio farai presto ritorno a Punta Arenas. E tanto per stare sicuri, non esita a dargli anche un bacio, non si sa mai. Ma per capire meglio la storia della città, mi sposto in un'altra piazza completamente diversa, Plaza Fundacional. Anche se forse a voi potrà non sembrare, mi trovo in questo momento al centro di una mappa. Plaza Fundacional, infatti, che si trova giusto al lato del casinò, è una piazza che è stata ristrutturata nel 2010 e che oggi ricostruisce quella che è l'impianto stradale del centro storico, quindi della città originale di Punta Arenas. E quindi visitando questa piazza è possibile ripercorrere esattamente le strade con i nomi originali che avevano nel momento in cui la città fu costruita. Non disponendo di un drone, ho cercato su internet qualche video o qualche immagine che permettesse di apprezzare la piazza dall'alto. Purtroppo i risultati sono risultati nulli, perciò ho dovuto ripiegare su un'immagine un po' sfocata di Google Earth. Ed ecco quindi a voi l'immagine di Punta Arenas e del suo centro storico così come si presentava alla sua fondazione. Come in un gioco di matriosche, eccola dunque Punta Arenas dentro Punta Arenas. Ma per farvi apprezzare ancora meglio la semplicità del primo insediamento, ho voluto inserire una pianta del 1870 che mostra la simmetria, come le prime colonie spagnole del Cinquecento, di un centro ben pianificato come pochi incontreremo in questa regione. E benché col tempo sia cresciuta in maniera a volte un po' spartana, anche fuori dal centro la città mantiene per me un certo fascino, come la Sierra de la Cruz, da cui poter avere una vista sulla città e lo stretto, accompagnando magari i piaceri della vista a quelli del palato, così come abbiamo fatto io e il mio amico Oscar. Buon provecho. Alcuni dei luoghi più interessanti, a mio avviso, dal punto di vista urbanistico di Punta Arenas sono le avenidas come quella in cui mi trovo ora, ovvero le grandi arterie stradali a doppia corsia in ambo le direzioni e che, come potete vedere, al centro presentano questi larghi marciapiedi decorati o arredati, meglio dire, come dei lunghi interminabili parchi o giardini, quindi con alberi, con prati e sentieri, e che spesso terminano con importanti monumenti dedicati a famosi personaggi storici. Ed è un luogo, secondo me, molto piacevole da frequentare per delle lunghe passeggiate in giorni di sole come questi. E con questa splendida vista sul Parco Maria Beti si conclude questo primo video su Punta Arenas, non senza lasciarvi ovviamente una piccola chicca per ricordarci in quale speciale luogo del mondo ci troviamo e che gli occhi del viaggiatore vedranno sempre più di quello che sono venuti a vedere. E dato che ci troviamo alla fine del mondo, ovviamente non potevano mancare anche i dinosauri. Sia chiaro, non dinosauri qualunque, ma quelli i cui resti fossili sono stati trovati nella regione magallanica della Patagonia cilena. È questo un modo per trasmettere anche alle generazioni future la consapevolezza non solo della storia, ma anche della preistoria della propria terra. La scoperta di Punta Arenas non finisce qua. Se ti è piaciuto il video, mettigli un like e iscriviti alla pagina per ricevere la notifica dei prossimi video.